quello che ho spiegato, diciamo un qualcosa che va a ricordare e a rievocare questo posto. Assolutamente sì, qualche tempo fa, come dicevo, appunto l'amministrazione di San Benedetto, in primis il sindaco Spazzafumo, mi hanno coinvolto in questo luogo che io amo. Non sono san benedettese, ma secondo me è uno dei luoghi più suggestivi e più belli e ricchi e carichi di storia, ovviamente. Quindi abbiamo cominciato di concerto con l'amministrazione a, come dire, pensare cosa potevamo fare. Certo. E ovviamente è stato pensato tutto cercando di rievocare un po' quello che è stato l'excursus di questo luogo, che nasce come circolo sportivo addirittura, per poi diventare luogo di svago con il passaggio di grandissimi cantanti dell'epoca, da Fred Bongusto a Mina, alla Vanoni, insomma. Quindi, e in questo pensiero ci ha aiutato appunto la storia e anche un filmato che abbiamo recuperato addirittura all'Istituto Luce, che narrava proprio delle estati san benedettesi e delle serate danzanti in palazzina. Quindi l'idea è stata quella appunto di fare un momento che potesse raccontare la storia della palazzina con Stefano Novelli, l'ingegner Novelli, che è uno studioso appunto di Luigi Onorati, che è questo progettista che dal 31 al 67, 1931-1967 ha lavorato presso l'ufficio lavori pubblici, l'ufficio tecnico di San Benedetto del Tronto, e ha progettato la palazzina, il lungomare, insomma, e tanti luoghi di questa città che ancora oggi possiamo ammirare. Dopodiché avremo un momento più, come dire, di intrattenimento con la Compagnia dei Folli, e quindi con un'esibizione dal tetto della palazzina a Viale Olindo Pasqualetti, e poi ci sarà un'orchestra, Riccardo Foresi e Ndez Amore, che ci delizierà per circa un'oretta e mezzo con tutta una serie, con tutto un repertorio che appunto prende spunto da quelli che sono stati gli anni e i fasti della palazzina negli anni 60, 50, 70, compreso anche l'elaborazione e il riarrangiamento di un brano che venne scritto e dedicato alla musicato, palazzina. dedicato proprio alla Palazzina Azzurra, del grande compositore e conduttore d'orchestra che è Eros Sciorilli. Quindi questa canzone solitamente apriva e chiudeva le serate danzanti della palazzina, e così faremo in occasione della rievocazione del 90° anniversario della costruzione, il 18 settembre alle ore 18. Vi aspettiamo tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie.